Il mio argomento, è stato già detto, esige un piccolissimo preambolo, anche perché parlerò molto, diciamo, maggioritariamente di storie antiche, di fatti remoti nel tempo, ma forse abbastanza attuali. Allora, c'è un testo mirabile, un testo geniale della nostra letteratura antica ateniese in particolare, ed è l'inizio delle Rane, della commedia intitolata Rane di Aristofane, e il prologo. Nel prologo si svolge una scena abbastanza insolita, e cioè il dio del teatro, dopo che i grandi sono scomparsi, Euripide è morto da poco, siamo nell'anno 405 avanti Cristo, il dio del teatro vuole andare nell'Ade a riprendersi Euripide, riportarlo sulla terra. Questo è il suo disegno, poi fallirà in pieno perché porterà invece Eschilo per varie ragioni. Ma non sa come andare, quindi va a visitare il fratellino è niente meno che Eracle, cioè un personaggio che ha una certa esperienza di come andare nell'Ade, perché c'è già stato, ha fatto un diavolo a quattro, ha tenuto a bada il cane Cerbero, quindi ha un'esperienza notevole, e lui vuole sapere come si fa ad andarci e come ci si comporta. Però non viene creduto, non viene preso sul serio, fra l'altro Aristofane prende in giro gli dèi in una maniera bruciante. E Dioniso, o come alcuni dicono Dioniso, ma va bene l'uno o l'altro, non ci sono problemi, si presenta travestito da Eracle, quindi ha addosso la pelle di leone, insomma, e l'effetto comico si accresce, e cerca di spiegare al fratellino, cioè ad Eracle, perché, cosa vuole, e invoca il concetto di desiderio. Dice: hai mai avuto un forte desiderio, un potos? Lui è un po' esitante, dice: per esempio di lenticchie. E dice: certamente, Eracle è un grande mangiatore, un divoratore, come si vede anche in una tragedia in parte comica come Alcesti. E dice: beh, io ho un desiderio fortissimo di Euripide. Ah, di quello si mette a ridere, dice: il morto? Non scherzare, è un dolore tremendo. Lui dice: è talmente forte questo dolore, questo desiderio, che è quasi un dolore. E lui gli spiega: il desiderio riappare come protagonista, potremmo dire, in un'altra commedia di qualche anno precedente, anch'essa molto politicamente significativa, l'unica commedia in cui Aristofane ha dato come titolo il nome del protagonista, che in quel caso però è una donna, è Lisistrata, no? L'unica volta in cui ha avuto questa trovata, che invece altri comici hanno usato molto più spesso. Ora, perché dicevo lì regna sovrano? Perché la trama è ben nota, in questi giorni a Siracusa sarà messa in scena ancora una volta. Il moto che spinge le donne organizzate da Lisistrata ad adottare uno sciopero micidiale è un moto liberatorio. Cioè, loro hanno capito, gli uomini non saranno capaci di chiudere questa esperienza tremenda che è la guerra, una guerra che sta durando da anni e anni, cosa inaudita nel mondo antico. Le guerre si risolvevano in due battaglie, invece questa guerra dura dal 431, da quasi 20 anni, e loro vogliono liberarsi di questa angoscia che è il tormento di tutti, di tutte le classi sociali, particolarmente dei contadini, che sono molto cari ad Aristofane, che sono poi la maggioranza della popolazione dell'Attica, piccoli proprietari o anche benestanti, vogliono liberarsi da questo incubo della guerra, e Lisistrata escogita una trovata
micidiale, cioè lo sciopero sessuale, che è un'arma insolita che viene poi dispiegata nel corso della commedia, e quindi il desiderio di libertà, diciamo così, di liberarsi dalla guerra, che è il flagello più grave, viene sollecitato e portato a soddisfazione. La commedia finisce con una pacificazione generale che chiude, in commedia naturalmente, il conflitto in corso, esasperando il desiderio inesausto degli uomini, cioè di quelli che combattono, che vanno sempre approfittano dell'essere in una società arcaica gli unici a decidere, no? Le donne non esistono come cittadino, non hanno esistenza se non privata, l'assemblea è onnipotente, ma è soltanto di uomini, per giunta soltanto di uomini di condizione libera. Essi sono i veri responsabili della nefasta decisione di condurre ad oltranza questa guerra, e vengono costretti, attraverso quello sciopero che esaspera il loro desiderio lasciandolo inesausto, insoddisfatto, vengono costretti a siglare una pace definitiva. Sparta, Tebe, Atene sono i rappresentanti di queste città, che sono le principali città in guerra, sono da Lisistrata alla fine ammaestrati con un discorso politico formidabile, e la pace si attua. Quindi i due desideri, diciamo così, vengono messi tra loro in rapporto, anzi in contrasto, e l'uno è asservito all'altro. Però in questa storia, che ho cercato di tratteggiare sommariamente, c'è un rimosso, potremmo dire, no? Un soggetto gigantesco, ma assente. Anzi, potremmo dire che nelle società arcaiche, conosciamo bene Atene, ma Sparta non era tanto diversa da questo punto di vista, ci sono parti della società che non partecipano, che vengono tenute fuori, o per una condizione di distanza dalla politica, distanza coatta naturalmente, il caso delle donne, e il caso degli stranieri, che a Sparta vengono trattati malissimo e ciclicamente cacciati, ma ad Atene invece sono moltissimi e svolgono mestieri importanti, economici, sono anche molto ricchi, finanziano indirettamente la città attraverso le loro attività, ma soprattutto ci sono gli schiavi, cioè la grande maggioranza della popolazione. Nel parlare della condizione in modo idealizzato della città di Atene, tutti pensano ad un testo famosissimo, che è il discorso che pronuncia Pericle alla fine del primo anno di questa lunga guerra. Lui è morto di peste subito dopo. Discorso famosissimo, si chiama l'Epitafio, perché appunto pronunciato in onore dei caduti. All'inizio di questo discorso Pericle svolge un concetto abbastanza originale, probabilmente anche altri chiamati a fare discorsi del genere ricorrevano a questa tematica, non lo sappiamo perché non abbiamo altri esempi. Comunque il tema che lui svolge è: il nostro sistema politico è diverso da tutti gli altri, unico. Il termine col quale noi lo definiamo, con cui generalmente lo si definisce, è democrazia, ma, lui obietta, noi pratichiamo la libertà, eleuteros, liberamente pratichiamo il nostro mestiere di cittadini, politeuomen. Quindi stabilisce un nesso antipodico, una contrapposizione molto chiara tra la pratica della democrazia, che lui tratta con una certa difficoltà e con qualche distanza, e la rivendicazione della libertà come peculiare caratteristica di Atene. Si può voltare in commedia questa trovata, questa escogitazione, e ancora una volta dobbiamo evocare il comico, l'autore del quale abbiamo ben 11 commedie, l'unico di cui le abbiamo è sempre ancora Aristofane. È una commedia di molti anni dopo,
non abbiamo una data precisa, però è certamente successiva alla fine di quella guerra terribile, alla fine della guerra civile che funestò Atene al termine del conflitto. Si chiama Le donne, ancora una volta Aristofane ha un'enorme attenzione per il mondo femminile, Le donne all'assemblea popolare. È una commedia nella quale viene preso in giro con una certa ferocia il progetto platonico del comunismo dei beni e delle donne. Platone lo ha prospettato nel quinto libro della Repubblica, l'ha anche fatto circolare in altre forme prima di diffondere questo dialogo lunghissimo. Aristofane lo bersaglia e lo colpisce capovolgendo la sua escogitazione e proponendo non solo il comunismo di tutte le donne, ma il comunismo di tutti gli uomini. Quindi qualunque uomo può avere affetto, amicizia, rapporti con tutte le donne, il contrario idem. E succede un ingorgo spaventoso, naturalmente, in questa sovrapposizione di pulsioni contrapposte. La commedia mette in ridicolo il progetto platonico, però difende la saggezza della donna, che si chiama Prassagora, che ha avuto questa idea e ha cercato di attuarla. Al termine però di questa, verso la fine insomma di questa commedia, si determina, come era previsto, era in fondo il disegno, mirava a questo, uno scontro paradossale. C'è un giovanotto che vuole visitare la sua bella, la quale lo aspetta, e invece viene intercettato da ben tre anzianissime e non venuste ateniesi, le quali vogliono esercitare i loro diritti in forza della legge che è stata appena varata, no? Del comunismo degli uomini. E allora c'è un disastro, perché viene tirato da una parte e dall'altra, lui si lamenta. A un certo punto, cercando di difendersi, dice: ma io sono un uomo libero. E una delle tre vecchie risponde: no, noi siamo in democrazia. Il che ancora una volta contrappone questi due concetti che Pericle aveva cercato di armonizzare in quel discorso. Né in un caso né nell'altro, cioè né nell'aulico nobile discorso di Pericle, né nel discorso molto più banale, rozzo, intenzionalmente rozzo, della commedia, si parla degli schiavi. Anzi, ad un certo momento in quella commedia, sempre Le donne all'assemblea popolare, dove Prassagora descrive il suo progetto comunistico, qualcuno dice: vabbè, ma se tutti quanti i beni in comune, eccetera, e chi lavorerà la terra? Risposta: ci sono gli schiavi. Quindi in questo, come nel comunismo platonico, gli schiavi ci sono, sono la base, potremmo dire, produttiva della società, anche nel progetto di Prassagora succede la stessa cosa. Bene, cosa facevano gli schiavi che sono i non liberi, cioè coloro che per statuto giuridico appartengono ad un'altra persona, appartengono ad un proprietario? E ovviamente la pulsione principale è il desiderio di libertà, ovviamente. Ma nella società schiavistica, che noi conosciamo bene, conosciamo attraverso un lungo periodo, una conoscenza diacronica molto ampia e anche geograficamente molto ampia, cioè tutto il Mediterraneo dall'età arcaica al tardo impero e anche dopo, nonostante il cristianesimo, è caratterizzato da questo tipo di rapporto di dipendenza personale, dalla quale ci si può affrancare. Lo schiavo riesce a comprarsi la libertà in alcuni casi attraverso l'accumulo di un peculium, però sono casi ovviamente marginali. Gli schiavi che stanno in casa sono trattati meglio, quelli che stanno nelle miniere muoiono a 30 anni, a 40 anni, se ne mettono altri senza problemi. Analogamente gli schiavi lavorano nei latifondi della Sicilia in epoca romana. La condizione schiavile è una condizione terrificante. Allora lo schiavo fugge, cerca la libertà individualmente. Direi che è un flusso costante, una specie di stillicidio che si produce nel racconto della guerra tra Sparta e Atene, che è una guerra che è durata, come ho detto, tantissimi anni. A
ad un certo momento Atene è in grave difficoltà dopo il fallimento dell'attacco contro Siracusa, del tentativo di dominare la Sicilia, è in grave difficoltà. Gli Spartani si insediano in Attica, si piazzano con i loro eserciti, quindi Atene è assediata dentro le mura, ben 20.000 schiavi, dice Tucidide in un passo famosissimo, fuggono. E dove vanno? Vanno in braccio al nemico, inevitabilmente, perché dall'Attica si può scappare e si va a finire al massimo in Beozia, cioè nel paese più ostile, alleatissimo, alleato da sempre di Sparta. Quindi è una fuga, non sappiamo se siano fuggiti tutti insieme questi 20.000, che è impressionante, o invece un po' per volta, ma è una fuga che non è una soluzione del problema liberarsi dalla condizione schiavile. Vanno a finire in una condizione probabilmente peggiore, forse non sapevano, per esempio, che nel mondo spartano i giovani spartiati, che si consideravano puro sangue dal punto di vista razziale, che sono sciocchezze naturalmente, ma era un pregiudizio molto forte, si esercitavano ad ammazzare di notte un po' di schiavi, di iloti, sorprendendoli nel sonno, per terrorizzarli, perché lo schiavo tendenzialmente si ribella, lo schiavo fugge, allora va terrorizzato. Questo è Sparta. Allora, da Atene andarsene per andare a finire in quel mondo lì è una scelta suicida. Però è molto sintomatica, è tale il desiderio di liberarsi da quella condizione che si compie un gesto così autolesionistico, evidentemente. Noi abbiamo però poche notizie di ribellioni di schiavi nel mondo ateniese. Lo sappiamo molto tardi. Lo sappiamo per un'epoca nella quale tutto il Mediterraneo fu contemporaneamente colpito da rivolte armate di schiavi, i quali si ribellano in Sicilia, si ribellano nello stato di Pergamo, che vuol dire in Turchia, si ribellano nell'Attica, nelle miniere di argento, che sono nella punta estrema dell'Attica. Cioè è un momento, il 133-135 avanti Cristo, in cui tutto il mondo mediterraneo, per una ragione o per l'altra, è attraversato da una crisi talmente forte delle classi dirigenti, degli stati, delle repubbliche, a cominciare dalla Repubblica Romana, che è alle prese con la sedizione graccana, che gli schiavi ritengono di poter insorgere e tirarsi fuori da questa condizione di sudditanza. Abbiamo dei racconti molto ricchi, molto drammatici della rivolta degli schiavi siciliani, o meglio, non siciliani, che erano in Sicilia, ma erano di origine per lo più siriaca. Non è strano, perché le guerre di conquista che Roma aveva condotto per tutto il secondo secolo avanti Cristo, dalla guerra contro Taranto fino all'acquisizione dello stato di Pergamo, sono delle guerre che hanno come obiettivo masse di schiavi da utilizzare. Cioè, una delle ragioni per cui si fa la guerra nel mondo antico è avere masse di schiavi da utilizzare, avere oro da sottrarre alla città o alla regione che hai conquistato. Quindi che siano tanti schiavi siriaci tutti insieme dentro gli ergastoli e nei latifondi della Sicilia non stupisce, sebbene un teorico dello schiavismo come era Aristotele, in un'opera a lui attribuita, ma probabilmente sua, intitolata Economico, dice: mai mettere nello stesso ergastolo schiavi che parlano la stessa lingua, perché prima o poi si mettono d'accordo e quindi si ribellano. Invece questi proprietari erano latifondisti italici che avevano latifondi in Sicilia, hanno commesso questo errore, e abbiamo in una magnifica narrazione di Diodoro Siculo, per l'appunto, una serie di dettagli su che cosa è successo quando questi siriaci si sono messi insieme. Il loro capo, un uomo di cui sappiamo moltissimo, si chiamava Euno,
si è proclamato re dei Siriaci, cioè ha creato nella Sicilia occupata dagli schiavi ribelli, epicentro era Enna, una sorta di monarchia siriaca trasferita nell'isola siciliana. I racconti che lo riguardano sono anche un po' patetici, credo, insomma, non è una novità affermare che Diodoro Siculo, il quale ha dato grandissimo spazio a questa vicenda, anche perché riguardava la Sicilia e il suo racconto ha dato spazio enorme alle vicende siciliane, aveva però delle fonti d'epoca vicine ai fatti. Probabilmente un filosofo stoico, un grande pensatore, si chiamava Posidonio, il quale era un teorizzatore della schiavitù umanitaria, cioè non lo schiavo trattato come merce, ma lo schiavo che deve essere coinvolto nella famiglia, coinvolto come parte di questa unità produttiva e familiare. Quindi Posidonio è uno che criticava questi latifondi feroci dove avvenivano trattamenti disumani, al seguito dei quali le ribellioni erano, come accadde negli anni 130, dal 135 fino a quasi alla fine del secondo secolo a.C., la risposta inevitabile. Descrive episodi di ferocia disumana da una parte e dall'altra, ma anche episodi di grande bontà, per esempio dà uno spazio notevole a una famiglia di schiavisti feroci, Damofilo e Megallide, erano marito e moglie, ma la figlia invece cercava di proteggere gli schiavi dal maltrattamento continuo che erano sottoposti. Quando si ribellano, i due vengono massacrati, ma lei viene protetta da una squadra di schiavi che vuole impedire che le venga torto un capello. Quindi episodi anche patetici, forse un pochino romanzati, certamente rispecchiano un'ampia narrazione che è soltanto sintetizzata da questo storico siciliano vissuto al tempo di Giulio Cesare più o meno, quindi raccontava fatti che non aveva visto. Ma qual è la caratteristica di questa vicenda che conosciamo abbastanza bene grazie a Diodoro? In sostanza lo schiavo che si ribella si organizza, trova un capo, questo capo ha un atteggiamento anche mistico, finge di essere un profeta, si proclama re, quindi restaura un rapporto che è un rapporto non di liberazione di tutti, ma di capovolgimento della situazione di partenza. Lui è uno, alla fine, chiuso dentro Enna, quando ormai le legioni romane stanno per stringerlo d'assedio e piegarlo, ha una trovata, un'escogitazione a suo modo geniale, ricorre al teatro. Cioè gli schiavi vengono da lui addestrati, mentre ormai la fine è vicina in sostanza, a mettere in scena la loro condizione originaria. Cioè gli schiavi mimano in questo teatro degli schiavi che lui ha instaurato nella città di Enna assediata le sofferenze che pativano quando erano schiavi, perché gli altri si ricordassero qual era il punto di partenza e avessero quindi la forza di resistere. Forza che indubbiamente hanno, vengono portati allo stremo, arrivano a forme di cannibalismo, ma alla fine vengono fiaccati e massacrati tutti quanti. L'altra è vicenda invece in cui il desiderio di libertà viene tradotto razionalmente dallo schiavo ribelle è la vicenda accaduta mezzo secolo dopo in Italia, non più in Sicilia, nell'Italia meridionale, la vicenda di Spartaco. Spartaco, qui siamo nel 73 a.C., quindi sono passati 50 anni abbondanti dalla vicenda siciliana. Di Spartaco abbiamo dei racconti abbastanza dettagliati. Fece scalpore la vicenda di Spartaco, anche perché per un certo momento parve addirittura in grado di assediare Roma, cioè come Annibale nel 216 avanti Cristo, quando a Cannae ha distrutto le legioni romane, tutti pensavano che attaccasse la città.
Hannibal ad Portas, come si diceva. E Spartaco, per un certo momento, avendo sconfitto una serie di legioni romane, è stato nella stessa posizione vincente. Poi, per divisioni interne, questo non è accaduto. Roma repubblicana ha dato all'uomo più ricco di Roma, cioè Marco Licinio Crasso, la dittatura, cioè ha dato poteri militari assoluti, e Crasso è colui che poi, con uno sforzo militare tremendo e la complicità dei pirati, è riuscito a sconfiggere Spartaco. Ma il punto di partenza di Spartaco, che è un gladiatore, quindi da spettacolo, combattimenti mortali in cui o uccidi o sei ucciso con lo schiavo che hai davanti e che fa il tuo stesso mestiere di gladiatore, per divertire il teatro, coloro che assistono a questi spettacoli. Quando si parla di humanitas greco-romana, io rievoco sempre questo tipo di pratiche per demolire un pregiudizio che è una forma nostra di autocelebrazione. Comunque, Spartaco chi era? Abbiamo qualche notizia su di lui. Chiaro che era un prigioniero di guerra, sì, certamente lo era. Era però stato messo come truppa ausiliaria all'interno di una formazione militare romana, quindi aveva imparato anche il mestiere delle armi all'interno della struttura dell'esercito romano. Si era ribellato, aveva cercato di disertare e perciò era stato ricondotto nella condizione di schiavitù e venduto ad un mercante di schiavi che in particolare forniva gli spettacoli di gladiatori a Capua, in Campania. Dalla fonte più interessante che noi abbiamo, uno storico vissuto molto dopo, si chiamava Appiano, era un egiziano di origine, ma scriveva in greco, abbiamo una notizia molto curiosa. Lui pronuncia un discorso, Plutarco dice era un uomo colto, alla greca, cioè aveva una formazione intellettuale notevole, non era soltanto un combattente sfortunato. Pronuncia un discorso rivolto ai compagni di sventura, ai pochi che lo stanno ad ascoltare in questo luogo di sofferenza che è la scuola dei gladiatori, no? Dove si vive in funzione della morte prossima che avrai combattendo per divertire il pubblico, no? Pronuncia un discorso ruotante intorno al concetto che ha senso la nostra esistenza, la nostra vita, se aspiriamo alla libertà, cioè è la libertà l'obiettivo della nostra esistenza. Quindi dobbiamo combattere per ottenere la libertà, non per divertire chi ci sta a guardare le nostre follie, le nostre folli avventure di combattenti destinati a morire per divertire gli altri. Questo discorso ha un effetto su un gruppo, un pugno di uomini, non sappiamo quanti in questa scuola di gladiatori, c'erano tantissimi. Lui ha parlato a coloro di cui si fidava di più. Una fonte dice che erano appena 30, un'altra fonte dice che erano 70, sono tutte cifre ovviamente di fantasia. È un pugno di uomini che però riesce con un'azione partigiana molto felice, e qui si vede la sua capacità organizzativa, militare, a catturare una quantità di armi notevoli, ottenendo che schiavi della zona si unissero a loro, anche contadini poveri, eccetera. Quindi si crea un'armata rispetto alla quale i romani hanno problemi terribili. Qual è lo strumento con cui Spartaco coalizza i suoi uomini e suscita consenso tra altri schiavi? L'uguaglianza, la suddivisione in parti uguali di tutte le risorse che loro combattendo ottengono. E la fonte greca dice praticava la isomoiria, cioè suddividere in parti uguali, quindi è egualitarismo rigido, principio di uguaglianza per l'appunto, in funzione della libertà, in funzione del combattere per essa e difenderla una volta che l'hai conquistata.
Perché insisto su questo punto? Perché ora veniamo a una parte breve, peraltro, del mio discorso, che riguarda invece la riflessione, diciamo, teorica sul problema desiderio di libertà. Perché la visione dominante, la visione che si è venuta affermando nel corso del tempo, in particolare nella riflessione filosofica novecentesca, ma già nell'Ottocento nelle opere di un teorico francese, studioso della rivoluzione francese, Alexis de Tocqueville, libertà e uguaglianza sono agli antipodi. Del resto abbiamo preso le mosse da quel discorso famoso di Pericle, no? Si chiama democrazia, ma pratichiamo la libertà. Spartaco le mette insieme, no? Queste due cose. Conquistiamo la libertà praticando l'uguaglianza. Invece la riflessione, diciamo, teorica sul punto è che il principio di libertà, se vissuto e pensato fino in fondo, contiene dentro di sé la negazione dell'uguaglianza, in quanto principio di libertà praticato fino all'estremo delle sue possibilità porta ad una disuguaglianza inevitabile tra coloro che l'hanno praticata più o meno intensamente ed efficacemente. Per cui nella Costituzione francese del 1793 campeggiava in apertura un concetto che poi è stato ripreso dal costituzionalismo del Novecento: la libertà è la possibilità di sviluppare in pieno tutte le proprie facoltà, essa ha la sua regola nella giustizia, quindi la giustizia come regola che limita la libertà. Analogamente si dice da parte dei teorici liberali l'affermazione radicale dell'uguaglianza è di fatto una limitazione della libertà, perché in quanto l'uguaglianza venga affermata come un principio operativo cogente, è di fatto una limitazione rispetto alla possibilità di sprigionare, conseguendo risultati personali molto eminenti, tutte le proprie facoltà. Questa antinomia, diciamo così, viene, per così dire, plasticamente raffigurata nell'opera, per esempio, di questo notevole studioso francese Alexis de Tocqueville, con due anni. Il 1789 rappresenta la libertà, il 1793, quindi la convenzione, il terrore, la legge sui sospetti, eccetera, rappresenta l'uguaglianza. E naturalmente, dice Tocqueville, mentre la libertà è un sentimento alto che ogni tanto appare, l'uguaglianza è un bisogno costante, un bisogno cupo, inesauribile, come la fame. Uno non può decidere di non aver fame, ce l'ha perché ce l'ha, e l'uguaglianza è questo, è una pulsione irresistibile. Nella riflessione antica c'è un pensatore, diciamo un grande esponente della corrente stoica, che ha formulato in forma così aforistica il medesimo pensiero: l'unico uomo libero è il saggio. Addirittura questo veniva chiamato da Cicerone un paradosso, il paradosso degli stoici: l'unico uomo libero è il saggio, anzi l'unico uomo ricco è il saggio. Tutti coloro che non ragionano sono schiavi. Questo è il paradosso degli stoici. Perché lo evoco a questo punto? Perché naturalmente è una formulazione che nasce all'interno di un pensiero alto, molto praticato dalle classi alte, dall'aristocrazia romana in particolare, e quindi parla di libertà limitatamente ai ceti che se la possono permettere, che la possono praticare. Però quella formulazione, l'unico uomo libero è il saggio, e qualunque uomo non saggio, aphron dice il testo greco, è uno schiavo,
è un anticorpo formidabile all'interno della società antica, perché la società antica è fondata sulla schiavitù, ma sulla schiavitù giuridicamente stabilita. E questo viene messo in crisi da un'affermazione secondo cui l'unico uomo libero è colui che detiene la saggezza. Insomma, un pensiero aristocratico che esalta la libertà come valore dominante. Un pensatore italiano che ha influenzato tantissimo lo sviluppo, diciamo, della ricerca filosofica in Italia ma anche fuori, nome spero sempre presente nel nostro ricordo scolastico, non so, io non seguo molto le vicende, gli alti e bassi, diciamo, dei manuali scolastici, ma insomma Benedetto Croce spero che sia ancora ricordato negli studi che si fanno licealmente, me lo auguro, nonostante si possa dissentire da tante sue concezioni. In un contesto polemico, lui detestava il movimento di giustizia e libertà, il Partito d'Azione li considerava devianti, soprattutto per questa coniugazione giustizia e libertà. In contesto polemico lui sviluppa un concetto che poi è alla base della sua filosofia. La libertà è inerente alla persona umana, cioè ogni essere umano in quanto essere umano ha come sua caratteristica la libertà. Quindi la libertà non si può togliere né donare, perché è inerente alla qualificazione, alla qualifica di uomo. È una visione radicale che rassomiglia un pochino al paradosso degli stoici, se vogliamo. È convincente? Certo, detto in, lui scrive queste parole in contesto, ripeto, polemico, siamo quasi alla vigilia del 25 luglio 43, quindi della fine fine di Mussolini, fino a un certo punto, perché ricominciò la tragedia ben più aspramente dopo, ma siamo in un momento in cui la guerra va malissimo e probabilmente gli alleati prevedono di intervenire nel nostro paese modificando l'assetto politico, no? Portare la libertà ad un paese dominato dal fascismo. Quindi colpisce il fatto che proprio in quel momento Croce formuli così drasticamente la tesi che la libertà è talmente inerente alla natura umana che non può essere data né tolta. Non so se lui avesse presente un passo famosissimo di un oratore greco altrettanto noto che si chiamava Demostene, che dice esattamente questo in un suo discorso politico rivolto all'assemblea, discorso peraltro avente come obiettivo di spingere gli ateniesi a combattere contro Filippo di Macedonia. Però io credo che quella visione estrema e paralizzante della libertà come tabernacolo interiore rispetto al quale nessuna violazione è possibile sia una visione profondamente aristocratica. Anni addietro mi accadde di parlare di questa tematica in un piccolo libro e volli allora mettere a raffronto questa pagina peraltro nobilissima di Croce con una lettera di Antonio Gramsci. Una lettera del 6 marzo del 1933, il momento più duro della carcerazione di Gramsci, che è in carcere già dall'arresto nel novembre del 26, ha avuto una crisi di salute tremenda, quindi è un momento peggiore, diciamo, della sua carcerazione, che nel 33 non è ancora vicina a terminare, poi ci saranno pratiche lunghissime per ottenere almeno la libertà condizionale. La data è una data anche notevole, ma è un caso, perché è la data della vittoria elettorale di Hitler in Germania, no? Il marzo del 33, i primi giorni del marzo 33. La lettera di Gramsci sviluppa, è rivolta a Tania Schucht, la sua cognata, alla quale sono destinate tantissime sue lettere, pensate ovviamente non solo per lei ma anche per tutti coloro con cui lei era in rapporto, insomma erano lettere private,
sì e no, insomma, lettere che lui sapeva che magari venivano mostrate ad altri membri della famiglia, non, magari non pensava che venissero mostrate anche a Piero Sraffa, che era peraltro un amico. Comunque è una lettera che è un piccolo saggio, infatti alcune delle considerazioni contenute in quella lettera si ritrovano in pagine dei quaderni del carcere Coeve, scritte quel medesimo torno di tempo. È una lettera molto amara in cui lui dice: per farti capire la mia condizione vorrei ricorrere all'apologo del naufrago. Immaginiamo un gruppo di persone che si imbarcano in una vicenda, insomma, in un viaggio per mare e naufragano in un'isola totalmente disabitata. Nessuno di loro, lui dice, al momento della partenza avrebbe mai accettato anche di ipotizzare per sé medesimo un degrado tale da giungere a forme di cannibalismo. Avrebbero respinto questa ipotesi come assurda. E non di meno, dopo un certo tempo, trovandosi in una condizione totalmente priva di risorse, senza via d'uscita, nel bisogno umano di sopravvivenza che è forte, come sa il conte Ugolino nel celebre canto dantesco, arriverebbero a quelle forme estreme. Ecco, io, lui dice, mi trovo in una condizione in cui posso osservare me stesso mentre continuo a serbare il controllo di me, ma non so fino a che punto durerà il controllo di me stesso, perché prima o poi una persona che nasce dentro ingoierà l'altra persona e a quel punto la perdita completa dell'autocontrollo è la perdita della libertà. Ora, perché mettere a fronte l'una e l'altra pagina? Perché è molto facile parlare in astratto del tabernacolo inattaccabile, ma la condizione concreta, quella per cui Euno ha fatto quelle cose tremende che racconta Diodoro di Sicilia e per cui Spartaco ha dovuto spiegare facendo un discorso che bisogna combattere per la libertà e non per divertire il pubblico, ecco, quando ci si trova in condizioni del genere l'idea che la libertà non si dà né si toglie dà quasi fastidio, è quasi offensiva rispetto alla situazione concreta. Abbiamo parlato di cose per lo più remote nel tempo, anche se abbiamo tirato in ballo due giganti del Novecento, come sono Croce per un verso e Gramsci per l'altro. Però non abbiamo parlato di cose inattuali. Quello che io credo si debba percepire sempre più, come dire, consapevolmente, se abbiamo, come io credo, tutti un sentimento civile di politeia, di cittadinanza, quello che non va perso di vista è che la schiavitù nelle sue forme più feroci sta ritornando nel nostro presente. Si potrebbe dire la previsione secondo cui la schiavitù appartiene a un'epoca antica, poi c'è stato il feudalesimo, poi c'è stato il capitale con tutta la sua forza di unificare il mondo, per cui la schiavitù è un avanzo del passato, a parte che non era neanche vero all'epoca in cui furono scritte queste parole, perché negli Stati Uniti d'America alla metà dell'Ottocento la guerra unica che hanno combattuto in casa loro era esattamente pro o contro la schiavitù, quindi era un problema enorme e vivente a metà del secolo XIX, ecco, non del V avanti Cristo. Però a parte quello, nell'unificazione mondiale dell'economia, nella delocalizzazione sistematica, la schiavitù sta ritornando in due direzioni. Una è quella che porta il capitale ad avere una forza lavoro lontana e praticamente semischiavile, Bangladesh, Thailandia, eccetera. L'altra è in direzione contraria, cioè quella che viene da noi cercando luce, cercando vita e trovando schiavitù.
E noi siamo impreparati rispetto a questo problema. O meglio, rispondiamo nelle forme più oneste, spontanee, cercando di salvare delle vite, nelle forme feroci e canagliesche, chiudendo i porti dove approdano i disperati. Quindi sono due tipi di reazioni diverse. Quello che conta è sapere che il profitto da capo ha bisogno della schiavitù. Allora, studiare la schiavitù antica, vedere come hanno risposto a quel problema, non è soltanto un piacere, diciamo, della ricerca storica, è un dovere civico. Grazie. Una conversazione interessante come poche. Professore, siamo onorati ancora di averla avuto qui. Il pubblico, come vede, l'ha ascoltata in religioso silenzio, anzi con grande acclamazione. Di nuovo Luciano Canfora.